il gesto delle fiche lo conosciamo un po' tutti, perché il gesto, questo gesto qua, non è un gesto, è un gesto offensivo. Cosa fa Manfucci? Nel suo essere blasfemo fino all'ultimo, fa questo gesto qua e lo rivolge a Dio, a quel Dio che l'ha condannato all'inferno. Però è la prima volta nella storia della letteratura occidentale e nella storia della cultura occidentale, almeno di qualche scoperta che al momento non posso presentare perché non ne ho, che il gesto compare doppio. Cioè questo gesto è antico, risale all'età greca, all'età latina, ed è un gesto fallico, offensivo. Si offendeva qualcuno, si puntava diritto il pugno verso la persona offesa e si faceva questo gesto. Dante invece lo fa fare a Manfucci il gesto con ambedue le fiche, quindi con tutte e due le mani. Io sono stato anni a leggere e a rileggere la commedia e non mi sono mai accorto di questa cosa se non due anni fa, perché per una strana coincidenza, spesso questo ci accade, noi rileggiamo le cose che pensiamo di conoscere con occhi diversi se qualcuno ci accompagna in questa impresa, in questa avventura. Bene, io mi trovo a fare un libro con uno scienziato famoso, Edoardo Boncinelli, e noi interagiamo, lui uno scienziato, io un umanista, e a un certo punto, così, rileggendo questo Dante, ci eravamo scambiati già diversi pareri, comincio a pensare a quale gesto possa aver fatto Gianni Fucci, ovvero il gesto lo conoscevo benissimo, però comincio a riflettere con una mente matematica, quindi da scienziato, su questo verbo squadrare. Manfucci squadra cosa? Le due braccia. Quindi il gesto che lui fa è questo, quello di raddoppiare il gesto famoso che risaliva all'età greca e latina e di mettere le braccia in squadra. Mi sono riletto tutti i commenti possibili e nessuno aveva osservato questa cosa, che lui, Dante, in quel momento usa un verbo preciso, ed è il verbo squadrare. E allora uno se lo immagina il gesto, perché mai Dante farà mettere le braccia in squadra a Manfucci? Perché fa fare a Manfucci questo gesto qui. Evidentemente Manfucci in quel momento, sprofondato dall'inferno, guarda in alto, mette le braccia in squadra e quindi in qualche modo Dante è come se rovesciasse in modo surreale, in modo evidentemente consono però al personaggio, quel che normalmente un officiante fa quando si rivolge ai fedeli. Cioè invece di somministrare l'oste, invece di mettersi in una condizione, diciamo così, no, di preghiera nei confronti di Dio e ovviamente anche di autopresentazione agli occhi del pubblico, il gesto diventa un gesto blasfemo perché è lo stesso gesto ma rovesciato nel suo opposto. Ecco, una cosa così semplice che però io ho notato soltanto 3 anni fa, pur essendo un artista e pur avendo letto Dante decine e decine di volte. Lì in quel momento si è attivata la porzione della mia memoria, l'area della mia memoria matematica, perché stavo lavorando con uno scienziato. Io la vedo così. In ogni caso, ecco, se vogliamo riflettere su alcuni aspetti che ci coinvolgono anche soltanto come udenti, parlanti, oltre che lettori corti, tante cose si possono dire a proposito del linguaggio. Io qui restringo il campo, perché sono mezza giornata per poter parlare del linguaggio in tutti i suoi aspetti, e ve l'ho proposta così, in forma di parole che possono essere indicative a comprendere come funziona una lingua e quindi anche come funziona il linguaggio. Innanzitutto cerchiamo un pochino di sfatare i miti. Molte parole nascono per errore. Io potrei fare centinaia, non decine, centinaia di esempi tratti da tutte le lingue possibili. Ve ne propongo alcuni. Collimare. Collimare è una parola che nasce da un errore. La parola originale è collineare, che diventa collineare, e siccome il punto sulla I è un'invenzione moderna, più o meno nasce nel periodo tardo medievale, tanto è vero che esiste anche il detto mettere i puntini sulle I, vuol dire che prima non c'era. E perché si mettono i puntini sulle I? Proprio per distinguere la I, magari da una N, che può essere composta da due aste verticali che possono assomigliare a un I, da una M magari da una I. Allora, chi ha letto collineare evidentemente non ha compreso la parola collineare e l'ha avvicinata alla parola collimare, perché ha pensato che quella
limatura, la presenza di una lima potesse coincidere o suggerire il significato della parola, perché quando due cose collimano, non è che le limiamo, ma tutto sommato ci sta che l'idea che possono essere avvicinate come se noi operassimo con una lima, ci sta questa idea con l'idea del collimare. Quindi la parola era collimare, attraverso la tradizione manoscritta diventa collimare. Il detto forse lo conoscete, no? Di la vacca, la mucca, non c'entra niente, però diventa una vache, il detto originario a parlare francese, come un basco, quindi basco diventa vache, come un basco parlerebbe lo spagnolo, eppure il detto è quello che abbiamo davanti ai nostri occhi, pur essendo la parola un errore. L'aria condizionata con l'espressione inglese ha poco a che fare, perché nell'espressione inglese non si dice che l'aria è condizionata, si dice che l'ambiente è condizionato dalla presenza dell'aria. Evidentemente, per questi processi di semplificazione che avvengono in tutte le lingue, la trasmissione dall'inglese all'italiano ha fatto sì che quell'aria condizionata dall'ambiente diventasse una comune aria condizionata. E qui, ecco, questo è un esempio abbastanza recente in termini di scoperta. Molti si sono chiesti, per secoli, perché questa è una filastrocca antichissima con tantissime versioni, che cosa si potesse nascondere dietro quel Ponte Ponente, Ponte Pi, poi vedete ci sono anche altre varianti, Tappe e Tappe Ruggia, Ponte Ponente, Ponte Pi, Tappe e Tappe Ruggia. Ce lo siamo chiesti tutti anche da bambini. Ebbene, un filologo romanzo, non molti anni fa, ha scoperto la fonte, che è una fonte francese, ed un'altra filastrocca, ed è questa. La filastrocca che parla di una fruttivendola, a un certo punto vedete cosa dice, Ponte Ponente, Ponte Pi, Dapi Dapi Ruggia, Ponte Ponente, Ponte Pi, Dapi Dapi Ruggia. Sta esibendo le sue mele, le due varietà appunto di mele, e questa filastrocca così semplice nella trasmissione popolare, che questo avviene a ognuno di noi. Quando noi, vi farò vedere poi degli esempi, quando noi non possiamo conoscere tutto, avvertiamo una parola che può essere più o meno complessa, la vogliamo adattare al nostro modo di essere e ovviamente di parlare e di scrivere, spesso la possiamo deformare se non l'abbiamo ascoltata con attenzione, se è la prima volta che la incontriamo, la avviciniamo al nostro orizzonte d'attesa, la stessa cosa che fa l'amanuense, che trasforma collineare in collimare. Ecco, quindi una filastrocca francese che nella serie di trasmissioni possibili e di versioni possibili si trasforma in ponte ponente, ponte. Anche qui gli esempi, vi faccio vedere un altro molto carino, no? Quella l'originale francese, e sotto c'è la trasformazione, no, che sembra effettivamente priva di senso, lo è, spagnola della versione francese, altra filastrocca. Un'altra componente importante che spesso sottovalutiamo, perché non sempre abbiamo il coraggio di creare magari nuove parole, o meglio, insomma, tante volte c'è, tante volte non c'è, perché siamo stati tutti studenti, qualche volta siamo stati puniti, io lo sono stato a 13 anni, perché la parola che noi avevamo pensato potesse essere bella ci è stata segnata in rosso, peggio in blu, perché non si trovava nel dizionario, questo è venuto a me quando ero studente. La creatività, vi faccio vedere tre esempi banalissimi, sono tre parole inglesi. Qualche anno fa con Repubblica abbiamo sfidato i lettori a inventarsi soluzioni creative, soluzioni traduttorie creative di una serie di termini inglesi ed espressioni inglesi apparentemente intraducibili, come questo. Se voi per esempio poteste fare, no, un esercizio di stile e voleste provare a tradurre creativamente in italiano queste parole inglesi, cosa vi potrebbe venire in mente? Come tradurreste il blog? Diario di bordo. Diario di bordo, perfetto, traduzione perfetta, letterale, no? Quindi più perfetta non può esserci. Chat? Conversazione. Ecco, conversazione. Non rendiamo giustizia al fatto che si tratta di una conversazione virtuale, dovremmo aggiungere virtuale, però abbiamo trasformato, come nel diario di bordo, una parola secca, no? Semplice, in un'espressione. Ci sta. Sono due traduzioni funzionali, entrambe funzionali. La terza? Intasare. Intasare, quindi intasamento. Intasamento. Allora, vi faccio vedere i tre vincitori, cioè i tre lettori di Repubblica che si sono aggiudicati il primo premio, perché, ripeto, la richiesta era che la traduzione fosse creativa. Questo si sono inventati i tre traduttori. La terza
differenze meravigliose. Non ci dobbiamo constatare che noi siamo meravigliosi. Anche il blabene rende giustizia all'idea che noi abbiamo di una chat, perché la chat è il luogo in cui noi blabbiamo, però anche il luogo in cui c'è spesso confluenza, convergenza o divergenza tra tante varietà linguistiche, tra tante lingue. Quindi le due cose vengono fuse in questa semplicissima immagine di, appunto, una parola come blabelle, e lo stesso vale per DGA. Sono belle, no? Sono tre traduzioni creative che rispondono allo scopo, cioè si chiedeva di tradurre creativamente quelle parole inglesi. Sulla falsariga delle precedenti ci sono anche queste, e queste parole creative però ci fanno riflettere anche su quello che sta avvenendo. Negli ultimi anni parole come queste si sono moltiplicate a dismisura in tutte le lingue, a partire dall'inglese. Ci dobbiamo chiedere perché, o meglio, la lingua in questo caso non è soltanto un veicolo di esperienze, ma è anche un veicolo di tendenze, di tensioni, di orientamenti sociali, di pulsioni. Cioè la lingua ci fa capire un po' come fosse la punta dell'iceberg, che sotto ci sono fenomeni sociali che incidono e che costringono molti a tradurre cose che non ci sono. Cos'è che accomuna tutto questo mini vocabolario? Qual è l'elemento comune? Fusione. Ecco, in tutti i casi siamo di fronte a quelle che tecnicamente vengono definite parole macedonie. Si prendono mozziconi di parole, li si mettono insieme e si creano parole come queste. Le conoscete? Qualcuna? L'adolescente l'abbiamo inserito, dico l'abbiamo inserito perché allora ero il direttore dell'osservatorio linguistico della Zanichelli, inserimmo adolescente qualche anno fa nello Zingarelli, perché prima non c'era, perché era in quel momento molto molto in auge l'idea che si dovesse, si potesse, si volesse parlare degli adolescenti non più tali, perché erano evidentemente adulti ma facevano una vita da adolescenti, che vivevano nella casa dei loro genitori ma non potendo uscire perché non potevano lavorare, non potevano rendersi indipendenti, non avevano evidentemente l'autonomia necessaria per andare a vivere da soli. Allora gli psicologi del comportamento inventarono questa parola per rappresentare proprio il disagio, il dramma di tantissimi giovani, non più giovani, che pur essendo adulti facevano vita da adolescenti e crearono la parola adolescente. Le altre sono abbastanza, la bicipolitana, sono ovviamente, no, le bicipolitane, i tragitti che si possono fare in bici in tantissime più o meno grandi città, e funzionando proprio da rete metropolitana per chi ama andare in bici. Gendel è il genitore single. La libidine, evidentemente qui è chiara, no? È la libidine che possiamo provare, fortuna che ce n'è ancora, di leggere un libro. La ristolibreria banale, il trapezzino lo conoscete, l'avete mai mangiato il trapezzino? No. Il trapezzino che è molto diffuso soprattutto nell'Italia del centro e del nord, ma adesso si trova negli Stati Uniti, in Canada, in tantissimi paesi europei, è quel fagottino di pizza che sembra un tramezzino, che viene avvolto, quindi a mo' di cartoccio, e dentro ci si mettono delle cose. Quindi è la pizza che contiene un mo' di tramezzino, perché funziona un po' da tramezzino, quindi da elemento contenente, ci si mette qualcosa dentro. La pecapra è uno di quei tanti animali ibridi, pecore e capra, che vengono riprodotti in laboratorio e spesso anche nascono in cattività. E la cinghia e le orate evidentemente non hanno bisogno di spiegazioni. Ecco, se volessimo giocare alla creatività, io questo spesso lo faccio con i miei appunto studenti, perché attendiamo ogni tanto quello che possiamo fare per le professioni che svolgiamo, per i mestieri che facciamo, perché fa bene a tutti ritrovare quel pizzico di creatività linguistica che non abbiamo perduto. Qualcuno ci dice che l'abbiamo perduta, ma in realtà la lingua italiana è più viva che mai. Dobbiamo soltanto tornare ad alimentarla come una volta, perché ha una ricchezza straordinaria. Non siamo secondi a nessuno, però dobbiamo ricrearla dall'interno, reinventarcela, e abbiamo gli strumenti oggi, compresa internet, che ci consente, se inventiamo una bella parola, anche magari così magicamente di far sì che possa circolare ampiamente. Questo non esiste ovviamente, no, in natura. Se fosse però esistente questo frutto, che nome potremmo dare, continuando a giocare il gioco delle parole macedoni?
che nome possiamo dare? Inventatevi la parola d'arte, che è quella? Manaui. Manaui, benissimo, benissimo, e là Manaui c'è, oppure chi guarda? Manaui, sono due parole, no? Tutto sommato funzionano perfettamente perché rispecchiano il frutto e poi si adattano perfettamente anche al modello linguistico al quale possiamo aderire. Questo esiste davvero, una nuova. Questo esiste ed è nominato soprattutto in rete in tre modi diversi. Qual è il più efficace secondo voi? Facile, no? Però diciamo Zebrallo, no? È evidente, no? Perché Zebrallo prende abbastanza anche della zebra. Gli altri due prendono poco della zebra, quindi mentre Zebrallo è davvero un composto che in modo quasi paritario mette insieme i due animali e quindi funzionano abbastanza bene in questo caso le invenzioni. Le lingue migrano. Ecco, non facciamoci sempre condizionare dall'idea, no, che dobbiamo difenderci. Io sono tra chi pensa che in molti casi l'inglese usato snobisticamente sia da combattere, soprattutto quando è snobistico l'uso pubblico che se ne fa. Perché se un cittadino non comprende, oggi magari siamo in grado di farlo, ma magari 5-6 anni fa meno, se un cittadino non comprende espressioni come fiscal cliff o spread, no, o spending review, traduciamolo in italiano se stiamo svolgendo un ruolo importante perché il nostro messaggio da pubblici amministratori arrivi a cittadini che devono essere messi in condizione di comprenderlo, quello che diciamo. In altri casi noi possiamo comunque disporre di tantissime alternative italiane a espressioni e parole straniere, ma non c'è bisogno di demonizzare niente. L'inglese è una parola che si compone per più o meno il 50% del suo vocabolario di parole di origine neolatina e continua a essere la lingua che è. Cerchiamo soltanto di essere in grado ogni volta, se siamo in grado di farlo, e siamo sempre in grado di farlo, di proporre magari alternative al solo inglese che talvolta ci vogliono rovinare. Ecco, perché questi sono esempi di migrazione? Perché questo modello compositivo non è italiano, ma è appunto inglese. In italiano i composti funzionano in modo opposto rispetto alla lingua inglese. Se io mi prendo poesie, è banale, no? Per esempio, il potere degli uffici della pubblica amministrazione, ma essendo grazia un suffisso non fa gioco. Banconota sì, perché sarebbe in inglese, nell'equivalente inglese, nota di banco. Noi dovremmo leggerlo come nota di banco questo termine, lo leggiamo come banconota. Tossicodipendente funziona come dipendente, no? Da, appunto dalla droga, o dipendente da internet. Quindi per comprendere questa espressione dobbiamo rovesciare la direzione del composto, come avviene nella lingua inglese. Oh, queste sono parole che hanno viaggiato abbastanza. Camera, pensiamo ovviamente alla camera come telecamera, ci è arrivata dopo che abbiamo noi regalato il termine, prestato come si usa dire il termine alla lingua inglese, ci è stata restituita la camera come telecamera dalla stessa lingua inglese. Turismo è una parola che ha viaggiato moltissimo, perché deriva dal francese, a sua volta il francese deriva dall'inglese, ma l'inglese risale a tour per arrivare a tourism. Quindi è una parola che, guarda caso, parola appunto turismo. Manichino, se pensiamo all'origine manken, qui abbiamo due possibilità. Manken, che è l'indossatrice, o anche talvolta raramente l'indossatore, e manichino, la traduzione italiana di una parola di origine francese. E tavola rotonda, questo ovviamente ci pone di fronte a un dilemma. Sarà la round table dell'inglese o sarà erede della tavola rotonda degli antichi cavalieri che noi conosciamo? Ecco, sono parole che hanno migrato, che hanno viaggiato, perché ogni lingua si alimenta, si è sempre alimentata di fenomeni migratori inarrestabili, perché poi alla fine chi controlla la lingua può controllarla fino a un certo punto. Sono i parlanti e gli scriventi comuni a far sì che un fenomeno si imponga, che un fenomeno si diffonda e così via. Talvolta alcune di queste parole migranti, soprattutto quando sono adattate, ci pongono dei problemi come questo. Voi quale usereste o quale usate? La prima o la seconda? La prima. Nessuno sarebbe la seconda? Io. Chi? Per esempio, la seconda è interessante perché si sta diffondendo sempre di più. Sono quei fenomeni che si definiscono un po' carsici, no? Della serie, ormai tutti diciamo euro,
Gli euro, adesso sta risalendo un plurale che era meno diffuso rispetto a qualche anno fa. Oggi si sta diffondendo, non moltissimo, però in molti casi, io lo verifico dai tanti incontri che faccio, con più utilizzati comincia a piacere. Qual è il motivo? Secondo me è questo. Siccome in questi anni noi stiamo cercando faticosamente di rimpadronirci di una nostra identità culturale ma anche linguistica, e siccome computerizzare rispecchia il principio per il quale la lingua italiana si scriverebbe come si parla, allora se io scrivo computerizzare, è ovvio che non dico computerizzare, dovrei comunque dire computerizzare, perché comunque no, siamo d'accordo che non direi mai computerizzare, perché la parola è computer. Allora non posso certamente, potrei anche farlo, non posso scrivere computer, perché sono consapevole che questa parola è un prestito vero, no? Ma questo è un adattamento. Allora, se io sto adattando la parola computer alla mia lingua, sto creando un verbo che è computerizzare, visto che la mia lingua si dice, si è sempre detto, che più o meno si scriva come si parli, perché non usare la forma più adattata, cioè computerizzare anziché la prima? Quindi vanno bene entrambe. Diciamo, io consiglio di usare la prima. Però si sta diffondendo la seconda, se poi fra qualche anno si diffonderà la seconda a un punto tale che cercherà di mantenere o di conquistare un equilibrio alla prima, possiamo dire che si sarà imposta. Credo sia anche dipende dal giudizio degli altri, per esempio mia mamma non sa scrivere computer e lo scrive appunto con la I. Con la I, cioè, quindi cioè, ogni volta che la leggo faccio la mammina, però. E quindi forse c'è anche questo. Certo, c'è anche una componente, è ovvio, no? La componente socioculturale in questi casi è determinante, perché se io dico computer, sento la parola computerizzare, non vado, se non conosco un po' di cose, non vado a pensare immediatamente al fatto che quella I non ci dovrebbe essere, perché così come non c'è in computer non c'è nemmeno nella parola derivata. Quindi i fenomeni sono tanti, no? Però è interessante che anche qualche persona colta, ne conosco diverse, oggi preferisca usare computerizzare. Io non la userei, io non lo userei mai, perché sono un po' purista in questo, però se si dovesse imporre nessuno potrebbe dire nulla, perché si sta facendo largo. Un altro aspetto importante della lingua, di ogni lingua, ovviamente quello rappresentato dall'evoluzione, dal cambiamento. Ecco, quindi questo è l'esempio più antico, no? Pensate alla prima persona, non che ha scritto, o alle prime persone che hanno sentito in aula, perché questo è uno dei famosi placidi Capuani con cui nasce la nostra lingua, è una testimonianza annegata in un testo totalmente latino e che evidentemente l'amanuense riporta così come la sente, perché sta giurando un testimone. Allora, io mi immagino, no, di trovarmi in quel 960 di fronte ai tanti presenti che avranno sentito questa testimonianza e qualcuno l'avrà scritta, perché ovviamente c'è arrivata. Che cosa si saranno chiesti su queste parole? Quante parole potevano suonare straniere a chi viveva in quel momento in area appunto benedettina? Siamo più o meno nella zona di Monte Cassino. Quante parole saranno state risultate più straniere, no? Così come noi oggi diciamo, questo è un anglicismo. È ovvio che se noi ci caliamo in un universo in cui il latino era ancora tutto sommato, siamo in un ambiente giuridico, siamo in un tribunale, presentissimo. Scusi, ma volevo sapere, ma era scritto con la K il testo originale? Sì, era scritto. Non con la C o con la CH, con la K. Perché sembra quasi moderno questo, perché adesso si usa la K per dire che o perché. L'ho preso apposta. Quindi no, ogni tanto ritorno, no? Quindi quando noi... Allora, è ovvio, no? Se facessimo questo semplicissimo gioco, parole come terre o come fini saranno risultati più familiari, perché il latino aveva fines, no? Per indicare i luoghi di confine, i territori di confine, e le terre, no? Terras, no? Le altre sono tutto sommato innovazione, sao, co, kelle. Quindi in quel contesto, senz'altro lo stesso ragionamento che possiamo fare noi di fronte a un testo in cui ci sono termini stranieri, l'avrà fatto chi in quel momento avrà sentito e poi magari veduto scritto questo testo. Ma che era un dialetto frusinante dell'epoca, diciamo? Diciamo che era, sì, c'erano tratti che già testimoniavano di una presenza di un volgare locale, che
poi si sarebbe evoluto e certamente poteva corrispondere al dialetto dell'area benedettina, frusinate, cassinate del tempo. Oh, non lasciamoci ingannare dagli oggetti, perché qui siamo di fronte a una pizza, vedete la parola è antica, dicevano la pizza, sì. Guardate quanto siamo nel 1172, però se leggiamo bene la traduzione di questo brano, togliamo le scodelle, la pizza nella scodella, e infatti se uno recupera alcune immagini che si collegano a quelle che erano le pizze di un tempo, qui si sta parlando di pizze che non sono molto simili o sono sufficientemente dissimili dalle pizze moderne, si mettevano proprio in contenitori profondi come scodelle. Questo ci fa riflettere ancora una volta sul senso di una continuità e di una discontinuità che deve intervenire ogni qualvolta noi ci troviamo, come in questo caso, di fronte a una parola che sembra comune, ma in realtà l'oggetto è diverso da quello che noi conosciamo essere il moderno. Guardate quello che succede in questo, e in questo senso, non so che lavoro fa, eccetera, ma è un esercizio meraviglioso. Prendete un dizionario di 100 anni fa, lo Zingarelli appunto ha festeggiato il centenario, confrontate le varie edizioni ed esce la storia culturale d'Italia in tutte le micro trasformazioni quotidiane alle quali noi abbiamo assistito di anno in anno se viviamo una vita come la nostra, e chi ci ha preceduto le ha vissute in anni diversi dai nostri. Lo Zingaro, no? 1970 è tutto sommato persona sudice, ma oggi saremmo lapidati per questa definizione. Guardate cosa diventa nel 2011, persona dall'aspetto sciatto e trasandato, per dire ovviamente Zingaro, e guardate cosa si diceva nel 1874, una razza di gente vagabonda che vive di furti e di inganni. Ancora 1965 esercitano volentieri la rapina e il furto, oggi saremmo tutti politicamente scorretti, lapidati. Questo ci fa capire quanto la percezione culturale di una qualunque lingua sia un elemento guida anche semplicemente nella stesura di una voce dizionaria. Quindi potrei fare centinaia di voci in questo libro. Guardate colazione. Primo pasto della mattina. Chi oggi consuma una colazione come nel 1922? La consumiamo in un albergo in cui abbiamo la possibilità di stare lì seduti, di mangiare, eccetera. Nel 70 già si restringe il quadro, lo vedete? Nel 2018 non si possono più nemmeno indicare gli ingredienti, non vale la pena. Un po' per la moltiplicazione di quello che possiamo mangiare, un po' perché se abbiamo appena il tempo di fare colazione al bar è già tanto. Possiamo moltiplicare le modalità di consumazione di un caffè, avere tutti i caffè possibili, tutte le varianti possibili. Però vedete come si accende, in questo caso, il faro sulla percezione culturale prima ancora che linguistica di questi fenomeni. Ed è ovvio che nel 1922 la colazione fosse il pasto più importante, talvolta non si riusciva nemmeno a pranzare perché doveva andare al lavoro, quindi doveva essere in ogni caso abbondante, anche se pochi potevano permettersi una colazione di questo tipo. Guardate il turismo, e uno si chiede, ma guarda, nel 1922 si poteva girare il mondo a piedi, in bicicletta, in automobile, in treno, in dirigenza, cosa manca? L'aereo, ovvio, siamo lì. Però cosa manca? Un'assenza clamorosa. Ma manca la nave. Allora uno si chiede, ma perché, no? Ce li mette tutti e la nave non c'è. Perché la nave spesso era ricordo di drammi cocenti. I drammi di chi vedeva morire, ha visto morire tantissime persone affondate nel mare e nell'oceano. Spesso ci vengono in mente canzoni ottocentesche e non teniamo conto di quanto queste canzoni nascondessero drammi veri, no? Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare, certo. Tipo il Titanic, tipo il Titanic. Certo, certo. Titanic come era, con la C o con la K? Titanic? Era con la C o con la K? Con la C. Sì, non era con la K. Sì, ma con la C. Ecco, lì questa canzoncina così semplice nasconde un dramma. La mamma non vuol mandare la sua figlia in America perché ha paura che la nave affondi. La bambina, la ragazza muore. Quindi tutte queste circostanze ci fanno riflettere ancora una volta sul fatto che evidentemente qui fu la sensibilità di un redattore a eliminare la nave tra i possibili mezzi di turismo, perché altro che turismo, si moriva in nave. E vedete, poi ovviamente cosa non si può. Oh, e questo, ecco, questo è il quadro. Parlavamo di politicamente corretto. Guardate cosa è diventato ai miei tempi, io sono abbastanza age
si usava, usavamo anche scherzosamente handicappato, no? Molti di voi se ricordano. Poi siamo passati ai portatori di handicap, poi siamo passati ai disabili, poi a un certo punto si è cominciato a parlare di diversamente abile, diversabile, differentemente abile. Io sono stato rimproverato pubblicamente dopo una diretta televisiva di aver usato diversamente abile, perché mi è stato fatto notare dal capo struttura, che dice bellissimo intervento professore, però sa, noi non lo diciamo diversamente abile perché sottolinea la diversità. Mentre la parola differenza non è discriminatoria, la parola diverso, diversità può essere. Sapete qual è l'ultima frontiera? L'ultima? L'ultima frontiera che ancora non c'è. Ve la potete immaginare? Da un manuale famoso. Sì, sì, sì. Alla didattica degli ultimi anni vi potrei presentare almeno una ventina di documenti, anche ministeriali, consiglia di usare specialmente normale. C'è un libro che è uscito un po' di anni fa sulla normalità speciale. Uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo. Secondo me però c'è bisogno di fermarsi a un certo punto, se no non finiremmo mai. Perché c'è bisogno di fermarci? Perché alla fine sembrano tutte etichette che non tengono conto della realtà della persona. Allora, se la realtà della persona è la prima cosa e deve essere quella, la lingua deve accompagnare questo processo, perché sennò continueremo a etichettare il mondo senza avere la consapevolezza del lavoro importante che dobbiamo fare davanti a chi magari soffre di queste disabilità, con loro, insieme a loro e ovviamente tutti insieme, no? Perché la società cresce insieme. Innovazione. Ecco, questi sono alcuni mestieri, professioni del futuro, ma già del presente. Li conoscete? Parole ovviamente che l'agricoltore verticale, no? È l'agricoltore che coltiva nei grattacieli. Ormai gli spazi orizzontali si stanno riducendo e quindi creiamo i giardini verticali. Ci sono tantissime, tantissime città del mondo. Il bug del tempo è quello che vi dà la possibilità di economizzare il tempo e di usarlo come credi. Se io ti ho fornito un servizio per tot ore, tu mi dai un servizio, che ne so, ti ho erogato un servizio per 2 ore, mi dai un chilo di pomodoro. Ci sono dei broker che calcolano il tempo che tu hai utilizzato per svolgere una certa cosa. Il chiudo dalla memoria, no? Che ormai un periodo in cui l'intelligenza artificiale, le biotecnologie, le neuroscienze hanno fatto progressi da gigante, si può pensare di intervenire sulla memoria anche indirettamente, magari per riacquisirla. L'altro è l'analista dei dati, lo scienziato dei dati, perché viviamo in un periodo, in un momento in cui i dati sono essenziali, ma meglio ovviamente il medico che con le nanotecnologie interviene sugli organismi, e il personal trainer è un po' l'equivalente del personal trainer, solo che aiuta noi a diventare dei marchi. Viviamo in un'era, quella dei social, in cui tutti più o meno pensiamo a come diventare famoso, magari molti ci pensano, altri non ne frega niente. Però se uno vuole costruire un'immagine perché quell'immagine possa diventare un brand, c'è un personal brand che vi allena perché voi possiate diventare famosi magari online. Oh, tantissime parole nascono perché ovviamente sono creazioni di scrittori, di autori, di personaggi particolarmente creativi. Difficilmente però noi sappiamo attribuire un nome a una parola. In pochissimi casi noi sappiamo con relativa certezza che quella parola è stata inventata da quel personaggio, da quello scrittore, da quel poeta. Questo è un caso abbastanza interessante, un caso dantesco. In Millari, cosa vuol dire Dante? Semplifico molto. Si trova di fronte a tantissime scintille e vuol dare la dimensione di quante siano queste scintille. Dice, queste scintille sono più numerose del procedimento che, raddoppiando di casella in casella la somma che si genera, sommando i numeri che dal passaggio da una casella all'altra si genera, il numero di queste scintille è superiore al numero finale. Provate a farlo, no? 1 più 1, 2, 2 più 2, 4, 4 più 4, 8, 8 più 8, 16 e così via, no? Arrivate fino all'ultima casella di una comune scacchiera. Che numero pensate di ottenere alla fine? Anche se avete fatto il calcolo. Allora com'è? 1? 1 più 1, 2. 2 più 2, 4.
raddoppio sempre 4 più 4 8 più 8 16, cioè arrivato all'ottava casella faccio 8 più 8 16, sì, sempre fino alla fine, fino all'ultima casella della scacchiera. Che numero potrebbe qualche migliaia, qualche migliaia, chi offre di più? Migliaia. Qui si racconta un aneddoto, no, famosissimo, di un dignitario delle corte che si trova di fronte a un re, a un principe, a un sovrano annoiato, e il sovrano vuole che questo dignitario inventi per lui un nuovo gioco. Inventa una variante primitiva del gioco degli scacchi. E alla fine il re si diverte e dice: ma adesso come ti posso ricompensare? Guarda, mi può ricompensare veramente con poco, no? Basta che lei faccia la somma di tutte le caselle dell'oggetto che le ho regalato, le ho inventato, eccetera, e mi dia l'equivalente in chicchi di grano di questi, della somma. Ah, vabbè, cosa facissimo, poi lei fa fare la somma e esce questa cifra. Allora, due sono i finali della storia. Il principe promuove il dignitario di corte al ruolo di maggior spicco, oppure lo fa decapitare. Ecco, anche carino, queste sono cose che possiamo fare tutti. Io lo ripeto, anche questo lo faccio con i miei studenti. Farli leggere numeri così complessi. Ed è un gioco creativo, perché si parte dal basso e si risale, no? Quando uno capisce qual è il procedimento, parte da 615, poi c'erano le mille, i milioni, i miliardi, i milioni, i miliardi, i trilioni, e posso proseguire. Perché tanto i processi formativi sono esattamente quelli. Senta, posso chiederle? Certo. Dunque, il linguaggio a cosa serve? Cioè, di base, posso chiedere questo? Certo, cose? Certo. Allora, il linguaggio serve innanzitutto... Perché poi le faccio una domanda, eh? Certo, certo. Io direi, la prima cosa che noi dobbiamo dire è che il linguaggio è un'espressione del sé. Quindi, in ogni caso, nel momento in cui la lingua... L'uomo non è nato parlando, l'essere umano non è nato parlando. Quindi l'essere umano ha acquisito via via le tecniche per poter parlare. Ed è evidente che la parola orale è venuta prima della parola scritta. Quindi la prima manifestazione del linguaggio è una manifestazione che ha messo di fronte l'essere umano alla necessità di uscire di sé, quindi di potersi esprimere. Quindi la prima dimensione che dobbiamo tenere in considerazione quando parliamo di linguaggio è quella comunicativa. Io esprimo la mia identità, ma non lo faccio ovviamente in modo autoreferenziale, lo faccio per comunicare un'idea, per trasmetterla, per diffonderla. Quindi la prima esigenza è comunicativa. La seconda esigenza, se vogliamo metterlo un pochino in linea, può essere informativa. Io non mi limito a comunicare, comunicare e informare sono due cose diverse. Sì. Io comunico perché voglio ottenere uno scopo, perché voglio che la tecnica che ho inventato tu possa acquisirla per poterla rendere pratica. Potrei fermarla un attimo. Dunque, se è vera questa seconda, ad esempio, di informare, no? Perché chi scrive per le persone non pensa che quello che scrive deve essere capito dalle persone? Faccio un esempio pratico, la legge, okay? L'informazione della pubblica amministrazione, sì. E tutta un'altra serie di problematiche. Parlo ad esempio di un'istruzione per l'uso. Allora, lei forse sicuramente userà con i suoi studenti l'indice di leggibilità. Certo, ecco. Certo. Spessissimo l'indice di leggibilità è basso, è bassissimo, certo. Cioè è per i laureati, no? Certo. Ecco. Forse, se posso permettermi, anche quell'incontro che ho fatto lì adesso può essere compreso da persone che hanno una cultura medio-alta. Certo. Se io porto le madame dei giardinetti, certo. Non so se... Ecco. Però perché c'è questa cosa? E poi, altra domanda finale, perché i linguisti non intervengono decisamente su questa cosa? Perché qual è la conseguenza di questa cosa qui? Cioè, non è un problema anche economico e sociale enorme, che allora, è quantificabile tra l'altro? Partiamo dall'ultima cosa che lei ha detto. Scusi la domanda. No, no. Io da linguista militante ho lanciato anni fa una rubrica che ho intitolato provocatoriamente anti-burocratese, e la sto riprendendo in questi giorni, perché quando la lanciai il burocratese non solo non era ancora morto né sconfitto, ma creato tre ministri, quattro abbiamo tentato di sconfiggerlo, ma allora rinacque perché fu cassato un comma da un articolo del manuale a uso e consumo della pubblica amministrazione che doveva far sì che il pubblico amministratore si rivolgesse in un certo modo agli utenti,
fu cassato, guarda caso, proprio il comma che obbligava il pubblico amministratore a rivolgersi in modo trasparente ai cittadini. Quindi quel burocratese che forse allora poteva essere col tempo debellato, con la cancellazione di quel comma, non solo non sarà debellato, ma sta tornando in auge, è già tornato in auge. Farò degli esempi fra un po'. Qual è la componente, la seconda parte della sua domanda, centrale in questi casi? L'espressione di un potere. È il latinorum di Azzeccagarbuglio, di Don Abbondio, è l'inglesorum di tanti politici, di ieri e di oggi, che sostituiscono una lingua con un'altra, ma in realtà parlano la stessa lingua, no? Scarsamente trasparente. Quindi è l'espressione di un potere che parla in molti casi agli addetti ai lavori, ma che rinuncia in altri casi a parlare ai cittadini. E lì dovremmo però, non noi linguisti, dovremmo essere noi come opinione pubblica, come cittadini a protestare. Ecco perché ho fatto la premessa, l'ho fatta in apertura, che io non sono contro l'inglese, ma sono contro l'uso snobistico. Posso chiedere? Che sia il latino o l'inglese. Mi fermo, perché... dunque, se noi protestiamo non serve a niente. No, protestare. Aspetti, non solo perché tanto chi ci risponde non fa le regole. Io andrei al succo, cioè chi scrive queste cose, perché questi personaggi sono più misteriosi di, voglio dire, i personaggi della letteratura. È difficilissimo arrivare a chi scrive materialmente una legge o una procedura. Quindi? Sono nascosti. Bisognerebbe arrivare a manifestare, a tirar fuori queste persone qui, e chiaramente il linguista potrebbe arrivarci, perché sono nascosti all'interno di alcuni ministeri, cioè sono loro che scrivono queste cose, le procedure poi vengono a capo. Sai quanti corsi ho fatto io alla pubblica amministrazione? Ma servono? Diciamo che servono in parte sì, in parte no. Se uno trova la persona disposta a cambiare, a mettersi in gioco, a modificare i comportamenti inveterati, sì. Però non basta, è sempre una goccia nella ciotola. Bisognerebbe che questa cosa potesse essere realizzata su larghissima scala. Allora potrebbe sortire qualche effetto. Però ripeto, l'errore in questo caso è stato fatto a monte, perché quando si è cancellato quel comma che era stato introdotto nella versione precedente del manuale rivolto alla pubblica amministrazione di cui parlo, ed è stato cancellato proprio quello, vuol dire evidentemente che non c'è stata allora la volontà politica di far sì che il pubblico amministratore fosse chiaro e trasparente nei confronti dei cittadini. Ecco, lì, qui è la volontà politica, no? Se si reintroducesse quel comma e si multasse qualcuno che magari non parla la lingua che dovrebbe, se si sta rivolgendo al cittadino comune, allora forse qualche cosa cambierebbe. Quindi la politica tutta una volta. Ecco, qui un esempio di, qualche esempio di parole nuove, no? Questa è un'invenzione ancora dantesca, questa l'ha inventata Linneo, bellissimo, perché l'arba in latino è la maschera, è la larva maschera, no? La futura farfalla. E questa è una frase molto bella di Linneo: se non conosci i nomi muore anche la condizione delle cose. Di questo forse dovremmo ricordarci ogni tanto. Conosce una parola in più non è soltanto aprire qualcosa in più sulla finestra di una conoscenza che è sempre lì ad aspettare che noi ovviamente ci facciamo, neanche proprio acquisire sul piano cognitivo un'esperienza del mondo che senza quella parola sarebbe diversa. Questa è la parola inventata da Nunzio. Prima di questa esisteva già l'imbarcazione velivola, no? Quella che navigava vele al vento in mare, però velivolo come apparecchio era un'invenzione di Annunzio. Annunzio ha inventato anche Rinascente, la catena Rinascente nasce ad un'invenzione di Annunzio. Ad un Adami, una parola inventata da Mussolini. Palazzo, conosciamo tutti. Pedaloso, quel bambino che ha inventato Pedaloso. Ma l'hanno approvata poi alla fine, perché io volevo essere approvata, sì, nel senso che in qualche dizionario. Qui facciamo una piccola riflessione merita, perché quando io fui intervistato, ma anche altri linguisti, no? Entrerà Pedaloso nello Zingarelli, tutti noi più o meno diciamo la stessa cosa. Difficile, perché una parola è un unicum, non è che si collega, questa è diversa, questa dimentana, no? È diversa. Questa è un unicum, perché si lega a quella straordinaria storia, poi magari sì, mediaticamente è stata gonfiata, però la storia è bella, no? Il bambino che commette l'errore, la maestra dice, ah, è un errore bello, scrive la crusca, perché dice, ma la può usare Matteo questo bambino? Ma certo che la può usare, risponde, e diventa il fenomeno mediatico che noi conosciamo. Allora lì è un unicum, no? Però che cosa è successo? È successo che qualche mese fa
l'allora ministra Lorenzini usò Petaloso in una conferenza stampa, la rilanciata, fece vedere un grafico e disse: vedete, questo è un fiore Petaloso, e lì i media di no. Quindi se, come in questo caso, ci fossero rimbalzi di linea, no? Fenomeni che dovessero far diffondere questa parola su un ampio spettro di contesti, allora la parola potrebbe entrare nel dizionario. Questo è il destino di tante parole, che devono essere diffuse a larghissimo raggio, devono essere ovviamente poi ben distribuite in tanti contesti, perché possono sperare di entrare altrimenti fine. Vabbè, questo possiamo. E questo è qualche esempio. Anch'io da 16 anni fotografo la lingua che incontro, quindi continuo ancora a farlo da linguista per caso, e questo ci fa un po' riflettere, perché magari la pericena la conosciamo tutti, la peripranzo meno. A peripranzo, a perimix, a peridegustazione. Vedete, torna il discorso sulle parole mozze, no? Quell'apere di aperitivo viene usato come mozzicone e viene adattato ad altre parole per comporre parole ovviamente che sono parte del nostro. Del nostro quotidiano, perché mai chi consuma più un pranzo, una cena, no? L'aperimix, la peridegustazione è un modo con brunch, un modo veloce per consumare un pasto. Volevo dire, c'è una cittadina nel Foggiano che si chiama Apricena, qualcosa, da cosa deriva questo nome? Lo sai, se no, Apricena, non lo so, potrebbe essere il greco bizantino, però non lo so. Però su questo non saprei. Un nome un po' particolare, come sì, ce ne sono tanti, sì, come Occhio Bello in provincia di Liga, che sono dei nomi incredibili. Sì, qui gioca con la nostra pericena. Ecco, questa per esempio, quella era a Lecce, no? Questa l'ho trovata a Bolzano, era incuriosito dal tiramisù, cioè il tiramisù che si fa a Bolzano. Però mi faccio arrivare il menù, eravamo più o meno un po' di persone, e siamo tutti attirati da questa mousse di castagne e cioccolato bianco su specchio di gaglia. Questa è la nostra realtà quotidiana. Tutti ci siamo chiesti, ma come ce lo presenteranno questo piatto? Allora, chi ha fatto, no, le ipotesi più varie? E io che conosco, perché la faccio anch'io, conosco lo specchio di mele, me la sono immaginata più o meno così. Quindi, no, i carichi tagliati a fette con una guarnizione intorno a mo' di specchio e ovviamente una gelatina che magari possa rendere lucida la superficie di carichi. E infatti ci è arrivato qualcosa del genere. Però vedete, la creatività poi va interrogata, ma alla creatività possiamo anche rispondere, perché se ci troviamo di fronte a un comune menù e tutti insieme siamo a cena e ci chiediamo ma come ci arriverà? Abbiamo fatto un servizio in più alla lingua, ci siamo interrogati su qualcosa che merita risposta. E i giovani sono ovviamente i maggiori inventori. Roma, circola sempre più tra i nostri giovani a fare, andiamoci a fare una pizza al fly, a Roma. Questa è una delle espressioni più in voga dei giovani romani. Sciallo, noi conosciamo sciallo, a Roma sempre più diffusa sciallo, scialla, scialli, scialle, come aggettivo, stai sciallo, stai scialla, mentre noi conosciamo sciallo. Qui vi racconto, io ho ancora un quarto d'ora, 20 minuti, sì, io per me volete già andare, perché io ho ancora un quarto d'ora, me lo davo un quarto d'ora. Allora, vi racconto questo aneddoto e poi magari sulle altre ancora un po'. E vado in 3 scuole diverse, Milano, Torino e Trieste. E chiedo ai giovani, ragazzi, secondo voi da dove deriva la parola scialla? Perché io avevo un'ipotesi che ho diffuso una decina di anni fa, quando arrivò la parola, ci fu questo film famoso, no? Che impose un po' l'attenzione generale questa parola. Tutti e tre i giovani che hanno risposto secondo la mia ipotesi, perché le due ipotesi su scialla che trovate in genere nei dizionari sono: la prima, che l'origine possa essere inshallah, vai con Dio, e la seconda che sia l'aggettivo participio sciallato, stanco, defaticato, eccetera, essere responsabili di questo scialla. Io ho un'altra ipotesi. Ci sono in moltissime lingue, ci sono un po' di esempi, i fenomeni di inversione sillabica, che conosciamo tutti, li abbiamo anche giocato, eccetera. Allora è molto probabile che scialla sia la semplice inversione di lascia, e lascia scialla. E la risposta che mi hanno dato i tre ragazzi, due ragazzi e una ragazza delle scuole del nord che ho interrogato, non a caso in quell'Italia settentrionale in cui il fenomeno del rap che inverte le sillabe è molto diffuso e deriva dalle banlieue parigine, dove il fenomeno ovviamente riprende il Verlan. E qui faccio vedere questo esempio, intanto se lo ritrovo, se l'ho messo, eccolo, provate a tradurre. Questo è un rap, si chiama Nerone, un rapper,
e ha scritto questa canzone tutta, ed è tutta così. Torna un attimo su, ecco, immagina che la scuola, fare segno, no? I giovani romani usano sempre più spesso spisciare la scuola, brutta espressione, però usano. Non so se in qualcuna di queste, se siete tutti piemontesi, tagliare credo che sia ancora la più diffusa, magari ci sono anche. Alcune sono vecchie, alcune sono nuove, quindi continua, no, la sarabanda delle invenzioni lessicali o espressive per dire marinare la scuola. In Toscana, questo è molto carino, l'avete già visto ma magari vi è sfuggito, questo mi ha fatto sbelligare da ridere per un quarto d'ora. Il ragazzo e la ragazza che stai per lasciare, come la definisci? Lui o lei è un usce bellissimo, perché valorizza il valore ingrediente del participio presente. Non è uscito, è uscito, sta per uscire, è lì lì per uscire ed è uscito, bellissimo. Cioè sono esempi, ma ci fanno capire come la pensi in giorni. Ve lo dicono in Puglia? No, in Toscana. In Toscana. In Toscana. In giovani toscani, poi magari anche qualche altra. Lo scriveremo tutti così. Ecco questo, no? Qui vi sfido a interpretarlo, a tradurlo. Questo è un messaggio che comparve in sovrimpressione su una trasmissione culto di MTV un po' di anni fa. Oggi moltissimi giovani, la maggior parte dei giovani non scrive più così, perché il fenomeno ormai è decaduto. E hanno un termine, adesso ve lo far vedere, per indicare che ancora scrive così. Se volessimo provare a tradurlo, riuscireste a tradurlo? Ma è anche direttare questo, secondo me, perché no, non, è dia, c'è non capisco alcune parole, cioè sembra quasi direttare. Non c'è niente di altro, c'è soltanto siglesi. Almeno oggi, mandami per favore, sono senza, è importante, per Ilari 90, sarà un'icca, no? Sì, mi va di incontrarti, ma ti dispiace se un po' ti copio? Perché forse porto una maglia, un maglione con Dunk, con la scritta Dunk. Rispondete, per Stefi, avevi scritto a me per Padova? Se sì, mi va di incontrarti. Questa parola è entrata nello Zingarelli e sono i ragazzi che definiscono bimbi minchia i giovanissimi che scrivono in questo modo. Oh, osservazione, qui affrontiamo in qualche minuto anche il problema di cui parlavamo. Italiani boicottate le parole straniere, lo slogan del regime per boicottare gli stranismi. Guarda caso, no, autogol, non boicottare una parola straniera, tu dici straniera. Doppiamente straniere, perché deriva dal francese che a sua volta l'ha presa in prestito dall'inglese. Ma questo è quello slogan. Guardate le proposte traduttorie conservative del regime per tradurre una serie di parole e espressioni. Immaginate shopping, il giro di botteghe, no? Sono Pizzella, io amo il giro di botteghe. O il Corriere dello Sport che diventa Corriere del Ludo e del Diporto. Mollarono su questi termini, ovviamente, gli accademici che furono coinvolti in questi esercizi traduttori. E mollarlo soprattutto su termini davvero cani, no? Vedete quante proposte? Decaddero tutte, alcune si imposero, Ciardino si impose, ma altre aveva spirito d'avena, no? Ci saremmo messi a ridere già allora. Qui possiamo... Oh, se io vi dico mulino, che cosa immaginate? Cosa può essere questo mulino? Qui siamo nei dintorni del burocratese. Immaginate un affisso, un manifesto, un avviso pubblico in cui ci sia la parola mulino. Che vi immaginate? Tokyo. Bologna, campagna di contenimento delle popolazioni muline. Magari qui aiuta il pifferaio, i topi, eccetera, ma stiamo parlando una lingua per i cittadini? No? Non si può dire di... si sta terrorizzando il territorio dentro le mura forse no mus muris il ladino il topo alle popolazioni murine vuol dire popolazioni di topi. Vogliamo cambiare sgambamento, che mi fa venire in mente sgambamento, facciamo qualche ipotesi. Certo, ma i cani che si sgambano sono tutte foto mie qui. Comune di Lugo, alcune, non tutte. Verde pubblica di Pina, va bene, non c'è a sgambamento cani. Catanzaro, esausto, che vi fa venire in mente? Certo, esausto.
quante volte le abbiamo viste? Costa molto dire che una pila è scarica o esaurita, piuttosto che esausta. Conferimento? Ma è bella laurea. Ma magari il conferimento rifiuti è pure. Quante volte le abbiamo viste? Ma è possibile che non si riesca a dire deposito? C'è bisogno di usare la parola conferimento. Stiamo, ripeto, parlando dell'antipurgatese. Qui ero io barellato, Por monta del tigre è riservato esclusivamente al trasporto dei pazienti barellati. In barella ci vuole poco, dico. Questa era l'enigma della collocazione. E questi sono gli effetti, quello che dicevo prima, tutti reali, di pazienti che ovviamente in bestiari poi hanno visto le prodotte le loro invenzioni, ma insufficienza renale penso che siano le cose più belle. No, cactus cerebrale, sì, cioè volevo dire ictus cerebrale, ma questo è un errore macroscopico. Ma certo, perché la persona comune ictus non lo comprende, e il cactus è più l'ultima di queste, le vene manitose, vuole dire. Le vene manitose, penso che la pomata per le stazioni la voglio vedere. L'ulcera doganale. L'ulcera duodenale. Ma certo. È doganale, diciamo. Oh, rappresentazione del mondo, qui ci avviciniamo più o meno alla conclusione. Ecco, impariamo un po', vi ho fatto vedere un po' di immagini per questo, impariamo a definire quegli oggetti che vediamo tutte le volte. Poi vi racconto di questo aneddoto, questo lo conoscete, no? Cos'è? Diamo un nome a questo. Quante volte l'abbiamo mangiato? Un mandarancio. No, non è un mandarancio, guardalo bene. Non è un mandarancio. Un melarancio. No. Questo è un mapo. Ma ne abbiamo mangiati mapo o no? Certo, il mapo. Questo adesso è facile, no? Maracuja. Certo. Ne abbiamo addirittura tre. Frutto della passione. E poi l'altra che abbiamo già sentito. Che è un ma po' è la stessa cosa. Maracuja, certo, frutto della passione. Io pensavo che sono frutti un pochettino diversi. No, il mio fruttivento è molto scherzato. Senti, ma ce l'hai? No, non ce l'ho. Non ce l'ho. Ma quelli sono i frutti della passione, guarda che si chiamano anche così. La volta successiva mi ha regalato un chilo di... e ha messo tra parentesi il nome che vedete in me. Questo è un antiossidante pazzesco. Lo conoscete? L'avete mai visto? Un melone con questi sono i mandarini cinesi, ma il termine tecnico, se uno volesse ogni tanto farla raffinato, i due termini tecnici, in molti ristoranti cinesi li trovate. E allora, se ci andiamo nei ristoranti cinesi e vogliamo un pochino recuperare il senso di una varietà straordinaria, che è lì che ci aspetta, perché non usare, no? Non dico usare, ma magari no, dire sai che si dice anche così, non facciamo del male a nessuno, facciamo del bene alla lingua, qui possiamo. E poi c'è la memoria culturale, e qui veramente mi arrivo a questi cosa sono? Cioè, sono i famosi tram su rotaie, no? Antenati dei nostri tram, ma qualcuno magari un po' recuperiamo anche da tante immagini di repertorio, da tanti quadri, da tanti film, cose che noi questo che fa? Sveglia le persone come lei. E se voi aprite un qualunque dizionario complesso, articolato della lingua italiana, la parola ancora si trova. Svegliatore e svegliatrice, non c'è più la definizione, perché ormai gli svegliatori e le svegliatrici non ci sono più. È rimasta traccia di quella memoria culturale che, ripeto, aspetta in molti casi, solo anche in questo caso, di essere interrogata per riportare alla luce un mondo. E concludo così, io ho fatto l'anno scorso un corso alla mia università nel quale non credevo. Dico, uscirà male ma voglio rischiare, perché ogni anno io rischio con i miei corsi. Ho fatto un corso in cui ho fatto vedere ai miei studenti quadri famosi, facendo in modo che loro dessero un nome a tutti gli oggetti che non erano in grado di nominare. Fiori, piante, oggetti comuni. Alla fine facevano una gara per portare i loro quadri e poterli proporre ai compagni. Quindi vuol dire che nel corso in cui non credevo ho attivato dei canali che magari allora non era prevedibile che si potessero attivare,
ma che si sono poi rivelati utili per loro, perché loro vivono in un mondo in cui l'immagine va da una parte, la parola spesso va all'altra. Evitare il cortocircuito, tornare a far dialogare i due mondi, per loro è stata una scoperta. Noi siamo immigrati digitali, io sono un immigrato digitale, analitico, quindi espertissimo come molti di voi nel linguaggio analitico che abbiamo ereditato dai nostri genitori, no? Che abbiamo affrontato a scuola. Loro sono imbattibili nelle mappe cognitive che presentano in visione orizzontale relazioni tra gli oggetti. Se uniamo i due mondi, allora ricostruiamo un dialogo virtuoso tra generazioni. Io finisco.